Maurizio Alfano, rifugiati sfruttati nei campi della Sila per domani. Poi è previsto l'attracco a Crotone della nave di Medici Senza Frontiere che trasporta circa 900 migranti. Quasi 1.000 ne sono arrivati a Salerno nelle ultime ore, tra loro anche un bimbo morto di 3 anni e poi le recenti polemiche dei presunti contatti tra scafisti e ONG. Insomma, la politica discute di integrazione, di politiche di contenimento degli sbarchi, ma il fenomeno è sempre più attuale. Allora, il fenomeno è sempre più attuale. In realtà mi verrebbe immediatamente da precisare che quando parliamo di questi fenomeni, e sono un fenomeno e non sono un problema, quindi lei ha usato sempre la parola giusta, perché sono un fenomeno e l'immigrazione non un problema, bisogna ricorrere all'uso, come dire, della conoscenza, della scienza e non della fantascienza come spesso accade, anche nel mondo della politica purtroppo, anzi sempre più spesso nel mondo della politica e non solo, lo vediamo anche nelle vicende giudiziarie, però rispondiamo in ordine alle questioni poste, che sono una più importante dell'altra. Il fenomeno del caporalato, in provincia di Cosenza, io è da tempo che lo sostengo e purtroppo le inchieste vanno in questa direzione, c'è un fenomeno che è superiore anche a quello che noi possiamo immaginare nel Regino, tipicamente se pensiamo a San Ferdinando, Rosarno e Gioia Tauro, a quella zona. Perché noi abbiamo la piana di Sibari, Cogliano, Castano, Rossano, ma abbiamo anche le entroterre, quindi l'Alto Piano Silano, che segnalano da tempo, da anni, fenomeni di sfruttamento intensivo, cioè fenomeni abbastanza, come dire, strutturati, complessi, che sicuramente determinano che ci sono delle organizzazioni dietro che gestiscono la tratta di uomini, in questo caso sfruttati nei campi. Quando diciamo sfruttati nei campi parliamo di persone che vengono pagati a 0,80 centesimi all'ora nel migliore dei casi, quindi uno sfruttamento dal punto di vista economico, ma anche delle condizioni di bestialità nelle quali vengono abbandonate e tenute queste persone, molte volte anche, come dire, anche picchiate o messe in condizioni di cattività rispetto alle condizioni complessive di cui dovrebbero essere accolte e ospitate. Che cosa accade in buona sostanza? O perché tutto questo è possibile? Mi rifaccio alla seconda parte della tua domanda, i flussi che stanno arrivando. Allora, intanto cominciamo a mettere i numeri, perché molte volte anche su questo si parla in maniera, come dire, molto veloce sugli organi di informazione, ma soprattutto diciamo, sono gli opinionisti, i politici, o anche chi si faccia, come dire, conoscitore di queste materie che non danno i numeri esatti. Nei primi 4 mesi del 2017, quindi parliamo di dati CES, dal 1 gennaio al 30 aprile 2017 sono arrivati in Italia 37.142 migranti, che sono il 33% in più rispetto all'anno precedente. Detto così, no, sembra un numero importante, impressionante, il 33% in più, in realtà il 33% in più sarebbero meno di 4.000 persone in più rispetto all'anno scorso. E se questa tendenza di 1.000 migranti in più al mese che sono arrivati dovesse confermarsi da qui a fine anno, ma anche aumentando, vuol dire che sostanzialmente il numero rimarrà tale e quale a quello del 2016, tenendo presente che siamo in piena emergenza umanitaria per le condizioni ambientali in alcune parti del mondo, quindi vedi il Bangladesh che è il numero maggiore di migranti richiedenti asilo che sta arrivando in Italia e le guerre che sono in Siria, non solo in Siria ma anche nel centro Africa. Detto questo significa che abbiamo una condizione che è pari a quella dell'anno scorso, mentre tutti si stanno sperticando a dire che c'è un aumento, che c'è un'invasione, come Zuccaro, il procuratore di Catania, che aggiunge, oltre a quelle inchieste di cui ancora non c'è nessuna evidenza, nessuna prova, ma poi andiamo dopo sulle risposte delle ONG, dice anche che l'Italia non può ospitare tutti, cioè si passa da un piano giudiziario a quello politico che non compete a una persona dare giudizi rispetto a questo, perché c'è la politica e ci sono anche altre istituzioni che devono rispondere se è l'Italia o meno. Ma anche in questo caso segnalando una non conoscenza, perché l'Italia è il sesto paese per numero di migranti che riceve all'anno in Europa. E quindi anche su questo diciamo, devo tenere i numeri a bada per dare un quadro esatto di quelle che sono le domande pertinenti, ripeto, che lei ha posto. Ma c'è un fenomeno che sfugge a tutti. Che cosa accade?
riferito alla presenza dei migranti al numero complessivo e riferito alla prima parte della sua domanda, allo sfruttamento nei campi. Giusto 10 anni fa, nessuno ancora di questo ha parlato, in Italia sono entrati con il decreto flussi, cioè autorizzati per legge, 180.000 migranti economici, ovvero lo Stato italiano disse giusto 10 anni fa con i famosi decreti flussi: noi abbiamo bisogno per la nostra per il nostro sistema Italia tra stagionali a tempo indeterminato di 180.000 persone che devono entrare per lavorare, giusto? Sì. Allora, sono passati 10 anni, che cosa accade? Che sono entrati stesso numero di persone, 180.000, ma qual è la differenza di fondo? Che 10 anni fa, entrando per legge con i decreti flussi, le persone entravano già con un contratto di lavoro, con un'azienda che li richiedeva sul mercato, con un contratto di vitto e con l'assistenza sanitaria già in corso immediatamente appena si entrava nel paese. Ovvero entravano 180.000 lavoratori che come tali andavano tutelati e pagati. Oggi che cosa abbiamo trasformato? Quel meccanismo virtuoso si è trasformato che il numero dei decreti flussi, ovvero il numero di migranti che entra ogni anno in Italia, è diminuito a meno di 20.000, perché ne entrano 150-180.000 sotto questa forma emergenziale, che vengono quasi definiti tutti clandestini e non lo sono, perciò e per cui le aziende hanno carne umana disponibile che non entra in Italia con i contratti, con l'assicurazione sanitaria, con il contratto di vitto, per cui tu li puoi arruolare attraverso il caporalato e schiavizzare e sfruttare fino all'ennesima potenza pagandoli 80 centesimi all'ora. Questa è la grande bugia di questo paese, questo è il grande tema che non si mette in discussione. Noi avevamo bisogno di 180.000 10 anni fa come oggi, 10 anni fa li pagavamo, come era giusto che fosse, stranieri o italiani compresi. A distanza di 10 anni non li paghiamo, li sfruttiamo e li rimandiamo anche a casa con un calcio nel sedere quando è necessario. Sull'ultima parte della sua domanda, sulle ONG, allora anche su questo bisogna essere, come dire, precisi, concreti, rigorosamente scientifici rispetto al tema. Intanto il soccorso in mare è una vecchia regola anche dei vecchi capitani di vascello, per cui nessuno può mettere in discussione il soccorso in mare. Che cosa fanno le ONG? Si vanno a posizionare lì dove le istituzioni sono arretrate, lì dove le istituzioni sono, come dire, scomparse, stanno in qualche modo lenendo quello che poteva essere una catastrofe umanitaria. Non si può impedire alle ONG di poter trarre in salvo delle vite umane, perché di questo stiamo parlando. Stiamo parlando di mettere sotto accusa un sistema che sta in sostituzione delle istituzioni, salvando delle vite umane. Ma non solo, lo fa di raccordo con la Guardia Costiera, lo fa di raccordo con le autorità di Frontex, cioè lo fa ogni volta che è possibile e ci sono le condizioni in sintonia con le forze dell'ordine. Adesso ho iniziato a sentire da ieri che sull'ONG dovremmo comunque imbarcare anche la polizia giudiziaria, dovremmo imbarcare anche quasi degli agenti segreti per filmarli per vedere come si comportano meno. Mi sembra che questa sia schizofrenia pura, mi sembra che questo sia veramente il limite insopportabile di dire che la vita umana non ha nessun valore. Così non è. Allora, se le ONG o alcune di loro o qualche personale imbarcato all'interno di qualche ONG ha potuto, come dire, commettere un'azione non rigorosamente etica, ovvero anche un'azione contraria alla legge, ne potrà e ne dovrà rispondere singolarmente, ma non si può mettere in discussione l'intero sistema delle ONG, perché questo significa voler azzerare quello che è un tratto importante della solidarietà umana, soprattutto nazionale italiana, che è quella delle organizzazioni che lavorano senza oneri aggiunti, cioè senza che lo Stato gli dia soldi, a salvare delle vite umane. E questo stanno facendo, non stanno facendo null'altro. E poi, guardi, la domanda che bisognerebbe porsi è: se l'Italia ha fatto questi accordi con la Libia, con il famoso decreto Minniti, perché dalla Libia continuano a partire i barconi e arrivano i profughi sui gommoni? Ma veramente la colpa è delle ONG che poi gli vanno incontro per salvarli? O invece noi stiamo buttando dei soldi in Libia lì dove non avrebbero voluto far partire le persone che comunque continuano a partire? Perché non si parla di questo? E questo è il vero tema. Ecco perché la ringrazio per la domanda, per come è stata formulata, e mi ha dato la possibilità di poter affrontare, così come penso, in maniera esaustiva i tre tratti che lei mi ha sottoposto.